Siamo a Lampedusa, all'alba è arrivata un'imbarcazione, l'ennesima imbarcazione, abbiamo seguito già quelle tre che sono arrivate ieri. L'imbarcazione è stata soccorsa al largo dell'isola dalla Capitaneria di Porto, dunque noi siamo al telefono con il capitano di vascello Vittorio Alessandro. Capitano, allora buongiorno, benvenuto a Rai News. Buongiorno, buongiorno. Capitano, allora come sono avvenute queste operazioni di salvataggio? Dunque, quella che si è conclusa questa mattina è stata un'operazione particolarmente complicata. Intanto è durata molto perché l'imbarcazione da noi è stata raggiunta intorno alle 11, ma ne avevamo conoscenza già prima, quindi l'abbiamo prima intercettata e quando è stata raggiunta dalla motovedetta della Guardia Costiera ha continuato la propria navigazione fino a che abbiamo visto che si è fermato il motore, l'imbarcazione si è traversata per fortuna con mare non particolarmente difficile, soltanto che si è ritenuto opportunamente di mandare a bordo i nostri marinai perché il motore non andava più e sono stati i marinai che hanno cercato di farlo ripartire e ci sono riusciti quando poi si è verificato un piccolo incendio a bordo che ha provocato panico, sono stati gli stessi marinai a domarlo, a spegnerlo e sarebbe potuto accadere una tragedia se non ci fosse stata questa presenza a bordo della stessa imbarcazione. Dunque un'operazione molto complicata, capitano, ci pare di capire. Molto complicata e per fortuna si è chiusa felicemente, sono 299 persone arrivate alle 5:30 del mattino qui a Lampedusa, tra queste 15 donne. Da dove arriva questo battello, questa nave, da dove arriva, capitano, arrivava? Partita sicuramente dalla Libia, come le quattro che abbiamo contato ieri, però di popolazione a bordo occupata quindi da persone subsahariane. Ecco, da quali porti arrivano? Cosa raccontano queste persone? Guardi, noi non abbiamo molti racconti da loro perché quando li raggiungiamo sono assolutamente impietriti dal timore e dalla difficoltà del grande viaggio che affrontano. E poi a terra con l'assistenza dei volontari, con i colleghi della Polizia di Stato che cominciano un pochino a raccontare e a chiarire, ma sappiamo che le rotte normalmente sono quelle che li portano qui da Misurata, dalle zone della Libia da cui è più facile per loro partire. Ci sintetizza, capitano, prima di lasciarla, le vostre operazioni come si svolgono? Nel senso, voi intercettate, dove li intercettate? Dall'intercettazione fino a quando riuscite a soccorrerli, quanto tempo passa in genere? Ma guardi, molto dipende davvero dalle condizioni del mare, dal modo con il quale la barca affronta la navigazione. Alcune arrivano con la possibilità di muoversi autonomamente, allora in quel caso si fa soltanto una mera assistenza, ci teniamo vicini per ogni occorrenza. Nella stragrande maggioranza dei casi l'allarme è alto perché si tratta di barche sovraffollate, con carichi a bordo assolutamente sparsi, messi male. E quindi a volte si rende necessario, quando il mare si fa particolarmente difficile, il trasbordo, che è una cosa che noi mai ci auguriamo, ma che necessariamente dobbiamo invece operare quando il rischio diventerebbe maggiore lasciandoli a bordo di barche cadenti e spesso non in grado di affrontare il mare. La ringraziamo, capitano Vittorio Alessandro, capitano di vascello, per essere stato con noi.